Buongiorno mia family, oggi nuovo giorno, nuovo vlog. Sono a casa in pigiamata e con un'antenna al posto dei capelli come al solito, ma non ha importanza, tanto devo ancora prepararmi. Comunque mi sono svegliata in realtà, oh mamma, mi sono svegliata in realtà un'oretta e mezza fa, ma mi sono messa al montaggio del video haul che ho filmato ieri perché ieri non avevo finito il montaggio, quindi ho veramente un'antenna, ma perché? Comunque adesso vado a prepararmi, poi vado a pranzo da Giulia e Lia che mi hanno invitato e sono sempre contenta di vederli. Qui c'è il signor Gatto Denver, sempre più protagonista nei video peraltro. Ciao signor Garou Denver, ciao signor Garou Denver, amore mio, sei bellissimo tu, sei bellissimo, sei un gattino bellissimo, sì. E poi c'è Gatta Stellina che però oggi non ha tanta voglia di farsi vedere. Ciao Gatta Stellina, ieri l'ho spazzolata tantissimo, infatti ha un pelo bellissimo. Sei bellissima, scusa che ti ho disturbata Gatta Stellina. Ecco perché non la filmo tantissimo, perché non voglio disturbarla, perché a lei non piace tantissimo stare al centro dell'attenzione. Invece Gatto Denver è più un pagliaccetto. No, ok, non mi rivolge più la parola Garou Denver. Ah sì, amore mio, oh, sei bellissimo, hai guardato malissimo Gatto Denver, cosa ti ho fatto? Comunque, adesso quello che bisogna fare è, allora, vediamo com'è il video, quanto manca all'encoding perché il video sia finalmente pronto, poi posso caricarlo su YouTube. Beh, siamo al 70%, quindi non manca tantissimo, direi. Ottimo. E adesso vado veramente a prepararmi perché non voglio fare tardi da Giulia e Lia. E poi un'altra cosa che volevo fare oggi pomeriggio, però in realtà non so se sarà tanto fattibile, sarebbe andare a farmi il secondo e terzo buco sull'orecchio che io già avevo, ma si sono chiusi e quindi ho provato a riaprirli, ma cioè non ce la faccio, rischio di fare solo danni. Quindi voglio andare dal piercer a farli perché è molto meglio piuttosto che farli con la pistola, eccetera. Quindi però sono chiusi la mattina, il lunedì, e aprono il pomeriggio. Quindi ho tentato di chiamare, di scrivere per prendere appuntamento, ma logicamente non mi stanno rispondendo, quindi penso che andrò direttamente lì oggi pomeriggio. Vediamo se avranno il tempo per questi due piercing, incrociando le dita. Spero di sì, perché oggi ho proprio deciso che voglio farli. Io sono così, mi sveglio e decido. Quindi un po' difficile per prendere appuntamento, mi rendo conto, ma mi sveglio, decido e oggi ho deciso. Comunque vado a prepararmi, anzi volevo farvi vedere prima, assolutamente, visto che l'ultimo acquisto da Chanel ormai l'avete visto ieri, posso farvi vedere la nuova sistemazione, cioè la nuova sistemazione, in realtà vi faccio vedere la new entry, ta-da! Eccola qua, l'ho posizionata qui, qui ho messo solo Chanel, a parte là sotto che ci sono due Celine, e la trovo bellissima, secondo me sta benissimo assieme alle sue sorelline Chanel. E devo ancora togliere le plastiche, però che a volte io, cioè, mi succede forse troppo spesso, esco con ancora la plastica sulle borse. Quindi devo stare attenta. Le altre invece le conoscete. Fatemi sapere se volete una bag collection aggiornata, perché l'ho fatto l'anno scorso e avevo saltato un paio di borse tipo nel montaggio e poi ne ho prese tante nel frattempo. Quindi fatemi sapere, magari posso rifare una bag collection, la mia collezione di borse aggiornata. E niente, basta, adesso vado a prepararmi. Il tempo fuori è veramente tristissimo, ragazzi. Grigio, nebbia, che a Trieste non succede tanto spesso di avere la nebbia, però oggi è così, quindi magari mi vesto un po' più colorata per dare un po' di colore a questa giornata. Outfit deciso per oggi, devo ancora truccarmi, quindi non fate attenzione veramente al viso che oggi sono stanchissima. Comunque, questo è l'outfit, maglione rosa, anche dei tipo dei mini glitterini dorati, forse un po' si vedono, sì. Poi jeans blu, lavaggio medio, non lo so, e la boy bag nude, e poi ho le scarpe da tennis, quelle di Dior, che sono rosa. Oggi è tutta molto rosa, non questo tempo grigio, andiamo un po' più colorati, e niente, vado a truccarmi. Ok,
per oggi nuova inquadratura. E sono al trucco, ho messo il collirio perché ho sempre gli occhi rossi, specialmente la mattina. I miei capelli sono un disastro, ma non voglio fare la bombatura perché mi sa che si stanno un po' rovinando, perché li cotono costantemente, quindi è meglio lasciarli riposare per qualche giorno. Inizio con il The Professional di Benefit versione pearly, che amo. Ormai davvero senza primer, ragazzi, cioè non posso stare. Gatto Denver, lo sentite nel background, tra l'altro mi è appena arrivato un pacco della Pupa, però non riuscirò ad aprirlo, che mi dispiace sempre quando ho pacchi che mi arrivano ma non riesco ad aprirli perché altrimenti perdo troppo tempo e non voglio fare più tardi del solito, perché già tutti i miei amici sanno che sono sempre in ritardo, però non vorrei esagerare. Poi sto per finire il Peach Perfect fondotinta di Too Faced, il che mi dispiace moltissimo perché amo questo fondotinta. In realtà sembra un po' troppo giallino per me, ma poi quando lo applico non so come si amalgama e sta bene. E sto girata verso di là perché lì ho la ring light. Oggi veramente fa buio, ragazzi, cioè che tristezza questo tempo, veramente. L'unica cosa che mi rallegra un po' è che è iniziato dicembre e quindi è il mese di Natale, ci sono le decorazioni e io voglio andare ai mercatini di Natale. Ah, tra l'altro, news, ho prenotato il volo per andare da Demelza. Parto il 16 di dicembre e starò da loro per qualche giorno, insomma, così andremo a fare un giretto ad Amsterdam e poi il resto del tempo lo passeremo ad Alkmaar, nella sua cittadina, perché è una cittadina più piccola di Trieste, diciamo, una piccola città ma molto 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 carina. Se vi capita di andare nei Paesi Bassi, così non soffermatevi solo su Amsterdam, so che è, diciamo, è la capitale, ovvero la capitale politica, perché poi c'è la capitale economica, perché la capitale politica in realtà sarebbe L'Aia, ma se capitate, se volete andare a visitare i Paesi Bassi, io vi consiglio anche di visitare altre città come, appunto, beh, una è sicuramente L'Aia, Den Haag, oppure anche Utrecht è molto molto bella. Altra città che mi è piaciuta molto è Harlem, piccolina, e poi vabbè ovviamente Alkmaar, che ormai conosco abbastanza bene visto che ci vado così spesso. Sono tutte cittadine molto molto carine che comunque un po' anche assomigliano ad Amsterdam, però sono molto più tranquille, non c'è quel turismo di massa e secondo me meritano davvero. L'unica città, vi devo dire proprio la verità, ma che gli olandesi stessi dicono che è brutta, è Rotterdam. Io non penso sia brutta, però mi piace meno rispetto alle altre città dei Paesi Bassi, ma perché è stata completamente distrutta, cioè completamente, gran parte della città è stata distrutta durante la Seconda Guerra Mondiale e loro poi l'hanno ricostruita in modo molto moderno, quindi secondo me cozza un po' con la parte più antica della città dove ci sono tutte le casette tipiche olandesi eccetera. Boh, non lo so, forse sono io che preferisco le parti più antiche della città, però appunto poverini le hanno distrutta, quindi. Poi allora, correttore ce l'avevo, ah sì, è sempre questo di Lancome, ragazzi, anche nelle foto mi chiedete cosa uso per nascondere le occhiaie, uso sempre sempre questo, è il correttore liquido lunga tenuta di Lancome. Non uso tantissimi prodotti di questo brand, però il correttore è sicuramente uno dei miei preferiti di sempre. Cioè, di correttori parlando in generale, che io abbia mai provato, questo di Lancome è davvero davvero ottimo. Poi so che anche il loro mascara, il Hypnose, non è niente male, però io come mascara resto sui miei fidatissimi Better Than Sex e Bad Girl Bang di Benefit. E poi mi sta piacendo moltissimo anche il False Lash Epic di Max Factor, che è quello con il mio nome sopra, vi ricordate? Alla fine l'ho provato, anzi mi sa che l'ho provato con voi in un video tutorial e mi è piaciuto davvero tantissimo, quindi sto usando anche moltissimo questo. Altro brand che non uso così tanto spesso è Max Factor, invece dovrei, perché alcune cosine sono davvero top. Comunque con la base ci siamo. Adesso sto cercando di fare un trucco velocissimo perché sono sempre tardi io veramente.
sto per usare la cipria di Becca, quella che dà l'effetto bagnato, è una figata, dopo un po' ti ci abitui però. Allora, prima vado a fissare soltanto il correttore con la Beauty Blender, con la cipria. Prelevo proprio direttamente così dal packaging, tutto con la punta della Beauty Blender. E tra l'altro, non so se avete notato una cosa, ma succede solo a me, però la Beauty Blender fucsia mi perde un sacco di colore quando la lavo e ho sempre paura che questo colore poi alla fine, visto che se ne va quando lo lavo, evidentemente, cioè, un po' va anche sul mio viso, cosa che non mi piace tanto. E mi succede solo con quella fucsia. Cioè, ditemi se è solo la mia, perché non mi ricordo se le altre di questo colore erano uguali o cosa, però con quella turchese non mi succedeva assolutamente che perdesse colore e con quella fucsia sì. E allora mi hanno consigliato di usare quella, e nemmeno con quella nera mi capita, cioè non lo so, e quindi mi hanno consigliato di provare quella nude, che tra l'altro il makeup artist di Benefit, quando mi faceva il trucco allo shooting fotografico a Milano, mi ha detto che lui in realtà la preferisce perché secondo lui è migliore rispetto rispetto alle altre Beauty Blender. Non so come mai, perché insomma la forma è uguale, però lui mi ha detto: guarda, prova quella nude che secondo me è la migliore perché dà una resa diversa. Quindi magari in realtà la composizione è leggermente diversa, non lo so. Sto usando il Dandelion Blush, non so perché sto usando quello che ho nel beauty case da viaggio. Eccolo, è questo Dandelion. E mi piace fare il contouring più o meno come l'aveva fatto il makeup artist durante lo shooting che ho fatto per Benefit. E lui aveva usato il Dandelion Blush e poi aveva applicato, o prima la terra e dopo il blush, non mi ricordo. Comunque poi aveva applicato la Hoola e mi aveva dato un effetto bronze ma naturale. E mi aveva riscaldato l'incarnato, mi era piaciuto davvero tanto, quindi cerco di replicare, magari non riuscendoci proprio perfettamente, sempre dalla stessa palette. Molto bella questa palette di Benefit, ragazzi, e si chiama Blush Bar e c'è anche la Hoola, quindi vado direttamente a prelevarla da lì e faccio un po' di contouring. Da notare il brufoletto comparso perché negli ultimi giorni ho mangiato qualche schifezza e la pelle, oh, si vede subito, mangi qualche schifezza, trac, subito il tuo organismo ti butta fuori un bel brufolo per ricordarti che ti sei mangiata la frittella il giorno prima. Direi che ci sta, grazie organismo. Che quando penso al corpo umano penso sempre al cartone animato, lo ricordate? Siamo fatti così? Mitico, ma perché non li fanno più i cartoni di una volta? Soprattutto, ma perché io mi ricordo sempre di queste cose mentre filmo i video, mi vengono in mente tutti questi argomenti assurdi e astratti. Ok, contouring direi che ci siamo. Adesso passerei alla base per gli occhi. Ne uso varie a random, c'è la Shadow Insurance di Too Faced, tutta sporca, e perché questo cassetto è veramente come se fosse esploso qualcosa. E oggi però, vabbè, uso la Primer Potion, questa è Anti-Aging. Non so mai se devo offendermi quando i brand mi mandano roba anti-aging, no, sto scherzando. E mi piace molto perché posso spremere il tubicino e poi andare a prelevare con lo scovolino e la stendo. Poi è color carne, quindi in realtà non devo stare molto attenta, quando ho fretta è perfetta, perfetta, perfetta. Tra l'altro, se vi state chiedendo che cosa c'è all'interno del calendario dell'avvento di NYX, che ve l'avevo fatto vedere nel video haul, però su Instagram ogni giorno vi sto facendo vedere casella per casella che cosa sto trovando all'interno. Ci sono cosine davvero carine, quindi se volete vedere che cosa c'è all'interno di quel calendario dell'avvento, seguitemi su Instagram, basta cercare KissandMakeup01 oppure trovate il link nel box informazioni qua sotto. Vi ricordo anche in questo video che sto lanciando un sacco di giveaway su Instagram questo mese, ragazzi, vi stupirò davvero, ho tantissime cose per voi da regalarvi e il primo è online e ho visto che siete impazzite letteralmente perché ci sono molte molte cosine che vi piacciono, con Dior, Benefit, Too Faced, Givenchy, quindi andate a vedere e fatemi sapere se vi piacciono i giveaway così, quali brand vorreste che vi regalassi, perché ci saranno
ripeto, molti molti altri giveaway questo mese, quindi sono molto molto felice sempre quando vi regalo delle cosine, ed era un po' che non facevo giveaway, quindi voglio assolutamente recuperare e lo farò alla grande, vedrete questo mese, come palette di ombretti. Vabbè, quella che preferisco in questo periodo è la Natural Matte di Too Faced. Ha tutti questi colori opachi, sì, è veramente indecente perché la uso tanto. E uso Less is More per la piega. Cato deve. Che tra l'altro, ragazzi, non vedo l'ora di potervi dire del progetto di Benefit, visto che in tante avete non proprio indovinato, ma ci siete super super vicini, quindi non posso dire altro, però sono molto felice e a breve saprete tutto, perché penso di potervi già dire che praticamente il prossimo mese saprete già tutto, quindi si tratta ormai di poche settimane di attesa ancora. So che è tantissimo, ma è un progetto a cui sto lavorando da inizio 2017, ragazzi, quindi cioè, capite che è stata una cosa molto molto lunga da realizzare, e quindi... Per me, cioè, ho dovuto stare in silenzio per talmente tanto tempo che finalmente sta per arrivare il momento e capitemi, sono super emozionata, non vedo l'ora di potervi raccontare tutto, e anche perché una cosa del genere, cioè, non vedo l'ora di condividerla con voi. Sempre dalla stessa palette prendo Less is More, cioè sempre lo stesso colore, vado a stenderlo anche sulla palpebra mobile. Questo è un po' il trucco che faccio quando ho fretta, appunto, e... non voglio perdere troppo tempo, ma voglio comunque un trucco semidecente, diciamo così. Poi sulla parte finale, non so perché qui è venuto così scuro, ma poi lo sfumiamo. Sulla parte finale vado a stendere Sexpert, che è il colore, il marrone un pochino più scuro, color cioccolato. Tra l'altro volevo raccontarvi della terribile esperienza che io ho avuto con Victoria's Secret. Non so se qualcuno di voi ha mai ordinato... dal loro sito. Io una volta l'avevo fatto, mi ero trovata anche tutto sommato abbastanza bene, devo dire la verità, e questa volta però è stata un'esperienza, cioè, al limite dell'impossibile, cioè sembra incredibile. Allora, vabbè, ho ordinato le cosine, ho ordinato un reggiseno, poi alcuni slip, alcune magliette, t-shirt, ok, passa tipo un mese, non mi arriva niente. Li contatto e mi dicono no, poi Less is More lo metto anche sotto, li contatto tramite servizio clienti via mail, perché ovviamente l'unico contatto telefonico che hanno è un numero degli Stati Uniti, quindi cioè per non spendere tipo 40 euro di telefonata, se basta, ho mandato una mail, ok, mi rispondono dopo tipo 5 giorni con tutta la calma del mondo. E mi scrivono, ah, veramente il tuo pacco è già stato, hanno già tentato una consegna ma non ti hanno trovata in casa. E io dico, boh, mi sembra molto strano, perché di solito il corriere se passa ma non mi trova, cioè lascia un biglietto, però non c'era niente, e dico, boh. Quindi li ricontatto e gli dico, no, veramente non mi avete lasciato nessun numero, cioè non mi hanno lasciato nessun biglietto, quindi cioè per quanto mi riguarda non penso proprio che sia passato qualcuno, cioè mi lasciano, sì, da questa parte il trucco sembra molto più scuro ma per via della luce, ragazzi, non vi preoccupate, adesso sfumiamo. E quindi mi rispondono, ma c'è stato uno scambio di mail in cui non mi dicevano niente, non mi aiutavano, e quindi gli ho detto no, veramente il biglietto non c'è, quindi mi sembra molto strano, e comunque in ogni caso i corrieri passano due volte a consegnarti il pacco, non passano una volta sola. Boh, passa qualche giorno, mi rispondono dicendo che il corriere è tornato a consegnarmi il pacco, non mi ha trovato di nuovo. E io lì, ma è impossibile, perché non mi hanno mai lasciato un biglietto, né la prima né la seconda volta, quindi io, cioè, non penso proprio che sia vero. E quindi a quel punto gli dico, vabbè, datemi il codice tracking, ditemi qual è il corriere, che lo chiamo direttamente. Ok, non so perché la videocamera si è spenta. Chiamo e mi dicono, no, veramente non abbiamo nessuna consegna a tuo nome. Cioè, ne avevano un'altra, ma non era di Victoria's Secret, un po' di un pacco che mi è anche arrivato, non c'entrava assolutamente nulla, erano dei trucchi. E io, allibita,
cerco di dargli il codice tracking che mi hanno dato da Victoria's Secret. E loro mi dicono, ma no, questo non è un codice, il corriere mi diceva, no, questo non è un codice tracking. Nel frattempo stava passando il tempo, era tipo già un mese e mezzo dall'ordine, una roba assurda. Tipo dalla Cina le robe ti arrivano in 3 settimane. Da Victoria's Secret dopo un mese e mezzo era ancora così. E faccio, e do al corriere il codice tracking che mi hanno dato a Victoria's Secret. E il corriere mi dice, guarda che questo non è un codice tracking, questo è il numero d'ordine del sito di Victoria's Secret, ma noi non, cioè, non ci risulta assolutamente nulla, e con il tuo nome non ci risulta nulla. Io allibita, cioè arrabbiata ormai a questo punto, ricontatto Victoria's Secret, gli dico, guardate, loro non hanno nulla per me, per cortesia vi lascio il mio cellulare, contattateli voi, dite al corriere di contattarmi, così mi metto d'accordo via telefono. Ok, questi Victoria's Secret, e poi gli dico, datemi il codice, no, così è stato, e loro cosa fanno? Praticamente contattano il corriere e poi mi dicono, guarda, ti chiameranno nei prossimi giorni. Io, ok, fatto sta che il corriere poi non mi chiama e passano le settimane, io poi mando una mail a Victoria's Secret e gli dico, ragazzi, scusatemi un attimo, ma qua a me non arriva nulla, il corriere non mi telefona, che cosa sta succedendo? Cioè, che cavolo di servizio è questo? Anche perché, insomma, non è che sia molto economico come sito Victoria's Secret, no? Ok. E mi dicono, ah, abbiamo parlato con il corriere e loro ti chiamano ma tu non rispondi al cellulare. E anche là mi sembra strano perché io non ho visto nessuna chiamata. Ciao Denver! E boh, fatto sta che poi tra una cosa e l'altra gli dico, vabbè, lasciamo stare, datemi questo cavolo di codice tracking, quello vero, e chiamo io il corriere. Allora, finalmente, dopo tipo non so quante volte gliel'avevo chiesto, mi danno l'effettivo codice tracking del mio pacco. Telefono al corriere, e anche qui non mi sembra tanto giusto perché poi alla fine devo spendere credito telefonico per loro, ma comunque... Quindi chiamo e dico al corriere, finalmente trovano il mio pacco, perché con il codice tracking giusto lo hanno trovato, e gli dico, quando mi consegnate il pacco, mi dicono, va bene, te lo consegniamo lunedì, nessun problema, insomma, e poi gli dico, ma mi hanno detto che voi avete provato a telefonarmi, mi fanno, sì, noi abbiamo provato a telefonarti, ma questo è il numero, e mancava l'ultima cifra, cioè il mio numero cellulare, l'ultima cifra non gliel'hanno data, non so perché, e quindi è normale che se provi a telefonare a un numero senza mettere l'ultima cifra, cioè è un numero troppo corto e è inesistente, cioè voglio dire, non è che squillava e non rispondevo. E quindi faccio, ma come mai? Cioè non vi siete accorti che c'è un numero in meno? E quelli del corriere mi dicono, sì, però Victoria's Secret ce l'hanno comunicato ripetutamente, quindi per noi, cioè noi abbiamo dato per scontato che fosse giusto, invece praticamente Victoria's Secret 1 gli aveva dato il numero di cellulare sbagliato, cioè voglio dire, ma dopo 30 email, 30 scambi di email, andrai a controllare, no? No. E 2 rispondono dopo tipo 8 giorni perché non gliene frega niente, 3 non volevano manco darmi il codice tracking, cioè mi hanno trattato come una cretina, e grazie al cielo che so parlare inglese. Per dire, no? Perché se uno fa un ordine, loro comunque hanno la consegna worldwide e quindi dovrebbero anche, cioè, voglio dire, poter aiutare i clienti che magari l'inglese non lo sanno, perché magari non tutti sanno l'inglese. E poi anche a questo livello, perché ho avuto uno scambio di mail, cioè, non erano proprio 2 cavolate, no? E quindi sono rimasta super super allibita, veramente veramente allibita, poi non li ho nemmeno più ricontattati per dirgli, ragazzi, gli avete dato il numero sbagliato, cioè ho lasciato proprio perdere, semplicemente non ordinerò più dal loro sito, se lo farò starò attenta a chiedere subito il tracking number e a contattare direttamente il corriere, perché cioè, che poi non riesco nemmeno a spiegarmi come mai il corriere di solito, anche con pacchi internazionali, ci mette 2-3 giorni a consegnare. Cioè qui ci hanno messo 1 mese e mezzo, qualcosa deve essere andato storto, ma loro, perché
quando ho ordinato da Victoria's Secret in passato non è successo nulla e la spedizione è anche stata abbastanza veloce, quindi sicuramente è successo qualcosa, ma loro non volevano scusarsi né prendersi la responsabilità e quindi alla fine mi hanno trattato un po' così. Da notare che, adesso parlo in generale, è molto interessante vedere come ti trattano, adesso non posso parlare per tutti i brand ovviamente, però come ti trattano i brand quando sanno che hai un grosso pubblico online e magari sei una youtuber o una vlogger, e come ti trattano quando invece, come in questo caso, non sanno quello che fai. E è veramente, veramente ingiusto, penso, verso il consumatore, no? Perché dici, come? Se tu sai che io ho un pubblico grosso e quindi posso, tra virgolette, raccontando la mia esperienza, farti, non voglio dire un danno, ma insomma, no? E invece se tu pensi che io sia una consumatrice normale, non te ne frega una cippa e praticamente non mi calcoli. Quindi non mi è piaciuta questa cosa. Non mi è piaciuto il fatto che non si siano scusati, non lo so, non mi sono trovata per niente bene. Le cose di Victoria's Secret mi piacciono, mi sono sempre piaciute, però questa è stata un po' la mia esperienza. Fatemi sapere se vi è capitato qualcosa di simile con questo sito, se avete mai acquistato, e fatemi sapere se anche a voi è capitato, se avete avuto delle vicissitudini con Victoria's Secret, non lo so. Le cosine sono di buona qualità, però in Italia, non essendoci store, vero, perché mi sa che non ci sono store in Italia, è un po' difficile e quindi quindi così. Comunque, volevo in realtà anche farvi un video, ma non ho preso, secondo me, cosine così tanto interessanti per farci un video haul, perché erano veramente soltanto due t-shirt, insomma qualche slip e un reggiseno, però... Cioè, dovevo troppo raccontarvi questa esperienza, perché secondo me, cioè, è pura pura follia. Sopracciglia e rossetto, ed abbiamo fatto per le sopracciglia, uso la Precisely My Brow Pencil di Benefit. Questa è in colore 2. E vado semplicemente a disegnare una linea sotto per andare a creare una forma. Anche voi avete un sopracciglio preferito? Io non so perché, ma mi piace molto di più il mio sopracciglio sinistro rispetto a quello destro. Purtroppo le sopracciglia sono sempre sorelle, non gemelle. Vorrei lo fossero, ma ahimè. Ok, adesso vado a stendere il rossetto, metterò Posh di... Mellow Cosmetics, se n'è andata la scritta con il brand, non lo so, penso di sì. Voilà ragazzi, adesso non mi resta che fissare il tutto con lo spray fissante. Questo è il The Slick Makeup Setting Spray Oil Control, è fantastico, di, non so perché ho fatto anche così, è di Urban Decay. Voilà, poi un po' d'aria che si fissa molto molto meglio, ho notato, e direi che ci siamo, let's go! Eccoci ragazzi, sono arrivata da Iolelia! Ciao. Ciao! Volevo farvi vedere, loro sono bravissimi, hanno già fatto l'albero di Natale con il presepe, guardate che bellezza ragazzi! A parte che sono andati a prendere proprio il muschio, cioè come i veri, come i grandi tipo, voi avete fatto le cose proprio in grande, con tutti, cioè addirittura i pezzi di tronco. Un po' improvvisato, cioè insomma nel senso... Ma no, siete stati bravissimi! E il presepe, mamma mia! Sai che io non ce l'ho il presepe, devo comprarlo. Mia mamma con mia mamma l'abbiamo sempre fatto. Ma scusa un attimo, ma cioè sono pietre vere? Sì, sì. Ma voi siete matti, le avete portate a casa? Sì. Che grandi. Poi le riportiamo. Grande. Sì, sì. Ah, e poi le riportate? Bravi. Sì, sì. E l'albero. E volevo farvi spiegare da Giulia da dove arrivano tutte le decorazioni, perché è molto interessante, perché loro viaggiano tantissimo in tutto il mondo, fanno solo viaggi lunghissimi, e volevo che vi spiegasse dove ha preso le decorazioni. Allora, visto che noi viaggiamo, ci è piaciuta l'idea di trovare un palloncino in ogni paese che bellissima, infatti, che non è sempre facile,
Per esempio quello viene da Kuala Lumpur, questo dal Lesotho. Che dov'è? In È Africa? Lesotho, dentro il Sudafrica, tipo un paese Ok. dentro il Sudafrica. Questo è da Bangkok, Che carino. questo è Kenya, questo è Vietnam, Sudafrica è la forma dell'Africa, Bello. Giappone, Grande. insomma. Che coccola. E questo anche da Kuala Lumpur. E questo? Eh sì, questo anche da Lesotho. Fantastico. Insomma. Che grandi. E adesso, prossima meta, raccontaci la prossima meta e facci morire di invidia a tutti Prossima quanti. meta Hawaii, abbiamo La trovato. prossima meta Hawaii. No, non era in programma perché forse saprete che i biglietti costeranno tantissimo, ma abbiamo Beh, trovato una sì. stra offerta per i biglietti aerei, quindi Hawaii? A andiamo, Capodanno, quando andate? A sì, Capodanno. E io Capodanno. invece sarò qua. Insomma, Bravi, bravi, sì, ma abbandonate gli amici e andate è proprio in altri momenti, insomma, che noi stiamo alle qua, È quindi vero. No, vabbè, voi ognuno siete sempre in giro comunque, è vero. ha, insomma, ci piace, noi Fate non bene. investiamo in macchine, in altre cose, io vado in giro con un quartorcio, Ma però dai, smettila, non è investiamo nei vero? vestiti, eh sì, nei viaggi. Invece, raccontaci, perché loro ragazzi hanno un canale di viaggi. Per adesso fanno video in inglese, però stanno pensando di farli anche in italiano, giusto? Vedremo, Ecco, vedremo. di Un dietro canale che si consiglio chiama mio. Love in Travel, Ok. amore in viaggio, insomma. E niente, pian pianino stiamo postando dei video, tentiamo di Seguiteli. migliorare col tempo. Se avete voglia di Iscrivetevi. seguirci, volentieri, insomma. Oh, che coccol, se avete voglia di seguirmi, iscrivetevi, likeate e tutto Ok, quanto. molto, molto Più, diplomatico, brava, Luca. più da. E Giulia ha cucinato tana, le pennetelle vodka. Buon Almeno andiamo appetito! sul sicuro con Nicole, che Sì, che non mangio niente, sempre. queste sì, però. Una domanda su cosa mangi. Queste mi piacciono tanto. Buon appetito! Buon appetito! Mia family, allora, news, niente di buono in realtà. Allora, malissimo. Allora, adesso vi spiego. Numero uno, non sono potuta andare dal piercer perché erano tutti strapieni e quindi niente, comunque andrò un altro giorno. Fare i buchini qua. Altra novità, però, veramente abbastanza pessima, il fatto è che sono 4 giorni, oggi è il quarto giorno, che mi fa malissimo, le costole mi fanno malissimo qui a destra. E praticamente ieri stavo meglio, oggi adesso ho iniziato a farmi di nuovo super 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 male. Non riesco a capire se mi sono incriccata le costole o cosa sia successo, perché non so, cioè non ho preso botte, niente. E quindi adesso Elia praticamente mi sta accompagnando e sto andando dal dottore. E lì mi aspetta mia mamma, roba molto figa io nei video oggi, scusate, volevo che fosse un video figo, vado a fare il piercing, strafigo, invece niente, invece vado dal dottore. Proprio c'è, cioè, tipo Un programma un po' sempre per la serie, d'anziana. sì, sempre per la serie che dopo i 30 anni hai gli acciacchi, capito? Viene fuori tutto nei video e niente, e basta. Quindi tra un po' vi aggiorno, non so quanto dovrò stare lì. Ho pensato anche di andare in pronto soccorso, ma non mi sembra abbia tanto senso. Piuttosto vado dal medico e vediamo che cosa mi dice. E basta, questo programma per adesso. Vabbè, comunque mi fa un male cane, ragazzi, non potete immaginare. Il bello è che penso sia stata una cintura che io ho indossato 4 giorni fa, ma era stretta, ma non mi faceva male, ha iniziato a farmi male il giorno dopo. Poi, giorno dopo ancora, poi ieri stavo quasi bene e oggi di nuovo malissimo. Vediamo, incrociate le dita per me. Eccomi, mia family, sono tornata a casa, sono stata dalla dottoressa. Non ho vloggato lì, anche perché era strapieno, strapieno di gente. E quindi non volevo disturbare. Comunque, responso. Allora, mamma mia, mi fa malissimo, ragazzi. Voi non potete capire. Allora, praticamente, il responso è stato: mi ha visitato. E oh, ciao, gatta Stellina! Ciao! Oh, gatta Stellina, voglia di coccole. Succede una volta all'anno. Ciao. Tu sei geloso? Gatto Nevere è sempre gelosissimo. Quando Audrey arriva e vuole le coccole, lui accorre. Sei geloso? Sì, lo so, gatta Stellina, lo so, gli uomini, vero? Lo so. Cosa c'è? Che faccia hai, gatto Demer? Mamma mia, mamma mia. Sì, gatta Stellina, tu sei la più bella gattina di tutto il mondo. E tu sei il gattino più bello di tutto il mondo. Solo tu. Comunque,
E il responso è stato che quando mi ha visitato praticamente mi ha toccato tutte le costole tutto e non ho sentito dolore. Quindi non è frattura o microfrattura, che purtroppo con il fatto che io ho le ossa più deboli perché mi manca la vitamina D, cioè non è che mi manca la vitamina, ho meno vitamina D rispetto agli altri, avevo paura che si fossero magari potute fratturare o magari una microfrattura eccetera. Dice di no, perché altrimenti sarei saltata dal dolore quando mi ha tastato tutte le costole. Però dice che secondo lei a causa della cintura che indosso spesso, stretta sempre lì proprio dove mi fa male, devo essermi fatta un ematoma interno che non si vede dall'esterno, non si vede se vado a fare i raggi. E quindi sì, questo è il responso, insomma. L'unica cosa che devo fare, lei mi ha detto di prendere antidolorifico, antinfiammatorio la mattina e la sera fino a quando continuerà a farmi male. Dice che possono passare anche 10 giorni, 2 settimane, che è normale, di non preoccuparmi e basta, insomma, di evitare movimenti troppo, insomma, se mi fa male ovviamente di stare un po' più a riposo, questo è quanto. Quindi, mannaggia, io riesco a farmi male anche da sola, guardate gatta stellina, io riesco a farmi male anche da sola, vabbè, questo è quanto. Adesso mi metterò al computer a lavorare un po' perché devo rispondere a un sacco di mail, quindi direi che posso mettermi al lavoro, se gatta stellina me lo permette. Vabbè, mettiamo il computer qua e mettiamoci al lavoro. Ok, è passata circa un'ora e mezza, un'ora e un quarto, ho finito di rispondere a tutte le email, ho preparato 2 fatture e basta, adesso ho finalmente finito. Nel frattempo ho iniziato veramente a farmi male perché oggi, cioè, mi sono, non so, andando in giro eccetera con la bimba, devo aver sforzato un pochino troppo e quindi adesso mi prenderò, mangerò qualcosina, anche se ho il frigo semivuoto, ma mi farò qualcosina da mangiare, prenderò un ibuprofene come mi ha detto la dottoressa e poi penso che andrò a nanna, ragazzi, andrò a stendermi perché non lo so, questa cosa mi sta facendo parecchio male, quindi veramente da un video che doveva essere speravo di fare il piercing oggi, invece poi mi sono sentita male, quindi altro vlog sconclusionato e un pochino sfigatello oggi, ma spero comunque che vi sia piaciuto. In realtà non so nemmeno quanto durerà questo vlog, però perdonatemi, oggi non mi sento proprio bene, ma sono comunque contenta se riesco a postare dal lunedì al venerdì ogni giorno, anche magari un video breve. Spero comunque che vi piaccia e che vi renda felici, perché a me rende felice il fatto di potervi avere vicino e condividere le mie giornate con voi, anche se sono giornate non tanto fighe, non tanto interessanti come shooting a Milano per brand strafighi ma mi fa comunque piacere portarvi con me e caricare un video al giorno. Quindi questo è quanto per oggi, ragazzi, sapete, perché proprio non ce la faccio più. Da me, gatto Denver e gatta Stellina, che sta là sempre un po' per le sue, perché insomma è giusto che sia così, lei è donna ed è la più anziana qua, ricordiamocelo, tra i gatti ovviamente, e questo dovevo anche specificarlo perché non lo so. Comunque questo è quanto, vi voglio super super bene, noi ci vediamo domani con un nuovo video, se ce la farò, spero di sì, con i miei acciacchi dell'età. Ok, bacio, a domani, ciao.